Questo peccato ha avuto una conseguenza disastrosa e purtroppo è ancora presente nell'umanità. Non è presente nel Figlio di Dio, perché noi abbiamo il sangue di Cristo che ci lava e ci purifica dai peccati. Ne portiamo delle conseguenze quando i nostri occhi guardano qualcosa che non è lecito. Come dicevo prima, il nostro sguardo deve essere sempre volto verso il Signore, verso il cielo. Alleluia. La nostra mente, accompagnata dai nostri occhi, dal nostro sguardo, deve portarci sempre al Signore. Abbiamo un altro esempio, quello della guarigione dei ciechi. Allora toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti. Perché? Certo, c'era Gesù, ha intervenuto. Ma però Gesù ha detto una cosa: vi sia fatto secondo la vostra fede. Questi due ciechi avevano fede nel Signore. Avevano sentito parlare, alleluia. Sapevano che Egli può donare la vista. E in questo caso meraviglioso, Dio ha perso i loro occhi. Io mi posso immaginare un cieco che non conosce niente se non attraverso il tatto. Quando gli occhi suoi si aprono, deve essere qualcosa di meraviglioso. Lo posso trascinare questo discorso a noi cari. Quando i nostri occhi si sono aperti e abbiamo conosciuto Gesù, abbiamo realizzato, alleluia, la sua pace, la sua guarigione, alleluia, gloria al nome santo del Signore, i nostri occhi si sono trasformati, hanno cominciato a vedere come Gesù vuole che vediamo. Ma dobbiamo sempre avere in noi la presenza del Signore. Allora il nostro sguardo sarà uno sguardo sempre di amore, sempre benigno, sempre pronto, alleluia, per servire coloro che sono nel bisogno. Il Signore ci ha chiamati, ci ha tirati fuori da questo pantano fangoso, ci ha liberati, alleluia, e adesso siamo suoi.